proposito di archeologia e musei, c'è la Venere di Savignano sul Panaro, un caso scottante. Si parte per Roma, al Pigorini, andiamoci a riprendere la Venere. Rivogliamo la Venere, riportiamola a casa. Eccoci qua. Oh, allora, ce l'abbiamo lo slogan? La Venere a Savignano. La Venere a Savignano, ridateci la Venere. La Venere a casa. La Venere venne trovata in località Pramartin, qui vicino, sulle colline di Savignano, nel 1925, da un contadino di nome Olindo Zambelli, che la diede all'artista Giuseppe Graziosi, il cui figlio Paolo, archeologo, la donò in seguito al Museo Nazionale Preistorico Pigorini di Roma. È stato uno scambio di favori. Di favore. Di favore. Diciamo, e la Venere è rimasta nei sotterranei nascosta perché non gliene fregava niente a nessuno. Nascosta, protetta, nascosta. Anche lì dovremmo chiedere come mai è stata resa anche non visibile per molto tempo, perché poi è un oggetto difficile anche da comprendere, un oggetto che forse è in grado di raccontare storie che probabilmente ci vuole del tempo per capire, ma è ora forse di approfondirle. Il viaggio è l'occasione giusta per far uscire il vero significato di questo oggetto, che per l'uomo preistorico, forse un Neanderthal, era un oggetto di culto. Cosa rappresentava? Quindi credo che sia una delle prime espressioni della nascita del linguaggio, è per questo che è così importante questa Venere, perché non ha bisogno, vedi, di estetiche, di dettaglio come molte altre Venere dopo, ha le cose fondamentali, quindi è per questo primordiale e per questo probabilmente collocata in epoca precedente. C'è chi dice che la Venere è incappucciata. Non è necessaria la faccia di qualcuno, perché il qualcuno non ha faccia, dei due ha mani, cioè ha umanità. E questo qui è un oggetto nato e fatto per le mani fondamentalmente, perché sono le mani che vedono in quel momento, non sono gli occhi servono, ma le mani vedono e quindi è una spanna. Quindi è una misura. Assolutamente, l'inizio di una misura. Quella di Willendorf è fatta per essere tenuta in un pugno e ha la misura di una mano, quindi non è solo una statuetta di una donna nuda, serve anche per fare fori, per piantare semi, ma è un piantare in modo spirituale, con una parte spirituale, con l'aspetto della fertilità, perché tutto questo che cos'è? Un messaggio di fertilità. Siamo arrivati all'Euro, si scende. Questi sono i manifesti che spiegano cosa vogliamo. Ciao, siamo arrivati, La Venere di Savignano a casa! Arrivateci la Venere! Cartello in alto. L'intento ufficiale della visita invece è quello di riuscire almeno a vederla. Bene, andiamo, stiamo riuscendo a entrare pagando il biglietto. Ed eccola! All'interno della mostra sulla preistoria c'è una bacheca dedicata a lei. È molto bella. La testa, vedi che è fallica da una parte, però veramente sembra un cappuccio, sembra una testa lunga. Dà di più il senso della donna incappucciata, oppure di una capacità molto raffinata di fare un volto senza farlo. Vedi che c'è il naso? Vero che sembra un velo, un cappuccio velato, non so. Quella di Willendorf sarà bella, con tutta la capigliatura, con le conchiglie fatte a spirale. Quelle del Mediterraneo, tipo anatoliche, saranno belle con i leoni sedute in trono. Però questa di Savignano è proprio bella. Ed è unica, ed è unica. Allora, siamo di fronte al Museo della Venere, è la sua festa ed è la festa di inaugurazione del museo. Lo taglia, lo sta tagliando! Abbiamo il Museo della Venere! Ed eccola la dea, tutta per voi. Andatela a vedere e decidete voi stessi se è una copia o è quella vera.